Troppi sorrisi in 3 giorni. Troppi sorrisi. Non secondo ma terzo posto. E vabbè. Non cambia niente. Ah, non cambia. Cambia poco, dico. Un po' però. Non ci pensiamo, pensiamo a goderci questa vittoria importantissima, insomma, che ci teniamo per tanti motivi, come avevo detto prima della gara, per i 3 punti, per staccare di 9 punti il Pescara, per avvicinarci in questo caso al Bologna. Visto anche il risultato di ieri, si era riavvicinato anche il Perugia, quindi è stata una vittoria fondamentale, giocata nel primo tempo benissimo, con tantissima intensità, che potevamo anche con un pizzico di fortuna magari stare anche sul risultato un po' più rotondo. Abbiamo rischiato di fare il 2-0 in un paio di occasioni nel secondo tempo, meriti anche della Tina, che ha giocato con 4 attaccanti fermi lì davanti, ci ha messo in difficoltà sotto l'aspetto del possesso, non tanto delle conclusioni. C'è stata solo un'occasione di testa, l'occasione di Crimi, dove è stato bravissimo a chiudere, mi pare, Crivello e Massimo Zappino. Per il resto siamo ripartiti in contropiede 2 o 3 volte, potevamo magari sfruttarli di più, però tutti hanno dato l'anima, quello che gli avevo chiesto era massima concentrazione, attenzione, e direi che c'è stata, insomma, una prova superlativa da parte di tutti. Dove secondo te ha vinto il Frosinone oggi? Sul rigore 1-0. No, dove? Cioè come momento, ma io penso che nel primo tempo siamo partiti sì, forti, in intensità, non abbiamo permesso mai di giocarla, ed eravamo molto bravi nel fraseggio, insomma, quindi andando in vantaggio loro hanno attaccato di più nel secondo tempo, si sono sbilanciati, ci siamo messi un po' più in copertura con un 4-3-3, dove dovevamo essere, ecco, l'unica pecca, se vogliamo dire qualcosa, forse essere un po' più cinici nei contropiedi, ma Carlini era a non so quanti chilometri ha fatto, uguale Dionisi, uguale Lupoli, quando è entrato Santana dopo un minuto ha preso una botta sul coscio, non riusciva a correre bene. Crivello ha chiesto il cambio, gli si era indurito il muscolo, quindi siamo stati anche obbligati a fare un po' di... Perché stavi riuscendo a scaldare Daniel per allungare un po' la squadra. Sì. Sì, però ha chiesto il cambio Crivello sì. Anche Blanchard era lì per chiedere la sostituzione, quindi penso che ne prova come quella cosa. Ma da parte di tutti, sì, Matteo, sì. Adriano, sì. Crivello, sì. Insomma, Gori, Guggen, quando è entrato Frar, insomma, tutti, non... Lupoli e Dionisi sono sacrificati tantissimo, è stata... Quando c'è... Fai prestazioni del genere è perché tutti girano, è perché tutti corrono, e oggi di insufficienza non ce n'è nessuna, perché tutti hanno fatto una grande prova. Ho detto a Mirko Gavini, sto Frosinone ha battuto, ha battuto già il record di Cavallino, ah, sì. E quindi questo è già importante. Morale quindi a questo punto è altissimo, visto, no, certo, mancano... può incidere molto, insomma, no, è una vittoria, ripeto, importantissima perché è un derby, perché i tifosi sono carichi, abbiamo rivinto, insomma, non come risultato netto come l'andata, ma abbiamo fatto una prestazione super, insomma, quindi il morale è altissimo e ci godiamo questa vittoria, ci godiamo di stare a un punto dal Bologna, di stare 9 punti sopra il Pescara, che è quella che lotta per rientrare nel gruppo di playoff, quindi ricarichiamo subito le pile, le energie, vediamo domani le condizioni di qualcuno che era un po' acciaccato verso la fine della partita, per preparare al meglio la gara di... Abbiamo squalificati Gori e Carlini. Turnover. Hanno finito un po' in difficoltà, ma hanno riuscito un po' sul partito. No, Crivello già verso la fine del primo tempo aveva un po' di fastidio sul flessore. Chi è questo? Scusa. Crivello. Solo che aveva preso una botta larga quando Blasciano. Blasciano non lo so. Tornato indietro. Ma ha fatto capire di che stava lì per riuscire. Ma a fine partita ci puoi dire qualcosa? Che è successo? Perché ci arrivano un po' notizie. Che vi è arrivato? C'è stata non so, paraviglia, se ci dici qualcosa. No, se sono menati, stavo fumando. Oppure erano a parole. No, dai. No, nel senso, no. Non,
c'è stata qualche scaramuccia per la vicenda che era successa nell'espulsione di Figliomeni in panchina con Soddimo, ma niente di che, insomma, non ci saranno provvedimenti perché è finita, cioè, qualche chiacchiera. No, no, no. Cioè, così a parole, no, no, insomma. Sì, sì. Soddimo con Figliomeni. Si è parlato un po' in modo acceso e basta, se non è successo niente, nessuno è arrivato alle mani. Non ci aspettiamo, non ci dobbiamo aspettare. No, ecco, era questo. Se magari oltre a tre squalificate, non è che aggiungiamo qualche altra cosa. Ecco. No. Perché è stato quel bello il gesto che hai avuto alla fine con Giuliano, se sei andato a salutarlo. Vabbè, ci mancherebbe, insomma. Non domani, ecco, domani allenamento. Domani allenamento. Domani è faticante per quelli che hanno giocato al solito. Livorno. E Livorno parliamo sabato. A posto? E se no sabato che ci diciamo?